notte dopo questa bella pillola. Luca, grazie, veramente interessante. Cioè, queste sono delle piccole cosettine che noi facciamo, però te che specialmente hai questo genere di sensibilità. Ma un lavoro teatrale dove si racconta il bello del calcio, la storia, il personaggio. Andrea, devo averti dalla tua parte, dalla mia parte in questo caso. Io condivido, non per scriverlo perché non ne sarei mai capace. Io scrivo Accidenti. Accidenti. sciocchezzuole tratte dai giornali, dalla televisione, da ciò che vedo. Il teatro è tutta Vi un'altra facciamo un cosa. altro regalo, Luca ed io, prima di finire la trasmissione, però noi continuiamo perché ci sono queste partite che qualcosa ci dicono sempre, anche rivederle a distanza di tanti anni. Questa di Italia-Inghilterra a colori, guarda, gli ho lavato la testa a Filippo perché ho detto che era in bianco e nero storicamente, insomma. Dunque, vediamo un po', qua siamo già all'82, perché questo, tra l'altro, guarda, c'è stata una notizia pazzesca in settimana che a me ha colpito, ma devo dire, ha molto, come dire, reso pessimista, reso mortificato, perché Dino Zoff ha compiuto 70 anni. 70 anni, ma quando vince il mondiale ha 40 anni, Sì, quello del però 42 vince il Zoff non mondiale. deve compiere 40, 70 anni, cioè, secondo me è una di quelle notizie che in un paese serio non dovrebbero passare. Perché Dino Zoff non può compiere 70 anni. E Berzotto quando è Berzotti, ormai ce lo siamo giocati. Berzotti è morto. Lui è morto, avrà No, avuto volevo dire a quanti anni è morto. 84, No, è 85. morto non Un tantissimo, paio poco d'anni fa. fa, un paio d'anni fa. Sì, però cioè, sostanzialmente il problema è che Dino Zoff non può compiere 70 anni, perché nella mia, cioè, come diceva Guccini, ma nella fantasia e nell'immagine mia, gli eroi sono tutti Tutti giovani giovani. Ha e fatto quattro belli. mondiali Dino Zoff. Dino Zoff non può compiere 70 anni, mi dispiace. Sai che è partito? Riserva in Messico. Sì. No, lui giocò nel 68 titolare, poi nel 70 gli fu preferito Se no, Albertosi, dico i mondiali. I 74, mondiali. 80, 78, 82. Però, insomma, i mondiali dell'82 è un altro di quegli spartiacque importanti. Sì. Ora, nel mezzo c'è talmente tante cose, perché nel mezzo c'è la grande Olanda, c'è la notte di Bilbao, un'altra grande sensazione che il calcio italiano ci ha fatto vivere, tra le altre cose. Qui si comincia, come dire, a venire una catarsi, uso una parola difficile, mediante il quale il calcio comincia a far scomparire tutto in questo momento. Perché fino allora il ciclismo, la boxe, sono sport che forse dal punto di vista della notorietà, dal punto di vista del seguito, hanno ancora uno zoccolo duro difficile da estirpare. L'82 secondo me è la pietra miliare. Da ora in poi il calcio in Italia diventa, lo sport in Italia diventa molto calcio e poco per tutto Beh, il resto. colse un segno anche a livello sociopolitico, perché si veniva da fine anni 60, tutti gli anni 70 sono stati degli anni tribolatissimi a livello anche solo sociale e politico, dal terrorismo alle crisi economiche. E gli anni 80 poi sono passati alla storia, di qualsiasi campo si parli, come gli anni del disimpegno. E probabilmente in Italia questo successo creò quel momento di La gioia per spinta propulsiva venne cui da lì, c'era, dici? no, beh, non lo so, non credo, però c'era quell'esigenza veramente di dire: ah, basta, finalmente gioiamo di qualcosa e Diciamo che lasciamo erano anni perdere. molto americani, dove tutto si poteva fare, Sì, dove sì, tutto si poteva sì, sì. immaginare, dove ognuno poteva arrivare alla Ferrari o alla Porsche. Era una società un po' gonfiata. Era molte illusioni, ma Certo, poco. e i mondiali dell'82, Nick, te lo vedi come spartiacque, ma soprattutto tutti questi ricordi che ci portiamo dietro, ormai a 30 anni di distanza, però io sono sincero, rivedere queste immagini, nonostante siano passati 30 anni, non una sciocchezza, al mondo di oggi 30 anni è una cosa che non esiste da quanto è lontana, Certo. perché il mondo è cambiato, però insomma ti dà ancora un'emozione. Io nell'82 io ho assistito a due fenomeni di grandi masse. Il primo sono state tre partite: Brasile-Italia, Argentina. Polonia-Italia e Italia-Germania, dove ho visto decine di migliaia di persone in mezzo alla strada. E ti posso garantire che è stata per me una cosa sensazionale. Però
prima dell'82 c'è stato al contrario un altro fenomeno di massa che ho vissuto, ed è il terremoto del 1980, dove in questa città si sono riversati tutti in massa e dove i sentimenti erano ancora più forti, perché si era stretti dalla paura. Però si faceva forza un con l'altro in mezzo alla strada. Bella questa contro idea. Questo. E questi sono stati per me due fenomeni, uno inaspettato, perché io stavo così in una macchina e vedo arrivare decine di migliaia di persone che scappavano. Ma che è successo? Correvano, che poi correvano giù a lungomare, figurati. Ci poteva essere pure il rischio tsunami. E tutti erano accomunati. Non si parlava, figurati, in una città, in un condominio, non ci si conosce, si dice a stento buongiorno. Invece erano tutti quanti accomunati, tutti affratellati. L'82 si ripete questo fenomeno, diventiamo tutti fratelli. Si parla con il vicino, si parla con la vicina che ti piace, con la cassiera del bar, siamo tutti fratelli e si può fare tutto, un grande carnevale di Dio. Il fenomeno al contrario. Molto per bella. Me è stato questa un'emozione, due emozioni che me le porterò sempre. Molto... Sono stato fortunato nella sfortuna, nell'80, sono stato fortunato in questa grande fenomeno, io lo vedo come fenomeno di massa. A me il calcio è una cosa, sì, mi ha entusiasmato, però mi ha fatto vivere delle emozioni incredibili stare in mezzo alla gente. Soprattutto quando vincemmo contro il Brasile, che ero andato fuori a fare il bagno perché era un mese estivo. Tornai in questa città dove mi bloccavano con l'auto e mi impedivano, e dovevo essere uno di loro. Piero, il risvolto sociale dell'82, ne abbiamo parlato 10.000 volte, ci ascolterà dalla sua anche il nostro caro amico Mario Parri, che insomma, ci regalava anche qualche aneddoto particolare. Però l'82, Nick, ti sono molto grato di questa liaison che trovo assolutamente centrata e molto, molto in linea con lo spirito di questa show. Insomma, l'82, come si dice sempre, insomma, è qualcosa che ha cambiato il calcio italiano sicuramente, ma vorrei dire proprio un modo di percepire la socialità. Trovo giusto anche quello che dice Andrea, gli anni 70, al di là di tutto, sono anni pesanti sotto tanti punti di vista. Qui sembra effettivamente che si possa ricominciare col sorriso sulle labbra, grazie a questi. Il calcio italiano spesse volte è in antitesi su quello che da lui si aspetta. Noi abbiamo vinto il mondiale dell'82 andando a giocare quei mondiali con grande diffidenza, perché la squadra era quella che era, sì, aveva dei buoni giocatori, peschiamo all'ultimo momento, tiriamo fuori dal cilindro Cabrini e Rossi, però partiamo male. Poi c'è la partita allo spartiacque Italia-Brasile, quando praticamente noi pensiamo al Brasile che è presuntuoso, gli basta il pareggio praticamente, noi vinciamo quella partita e a quel punto sembra tutto facile, vinciamo contro la Germania praticamente vincendo e convincente, una finale quasi mai è sembrata segnata come quella, sbagliamo il rigore con Cabrini, facciamo un sacco di cose, ma andando avanti e facendo un paragone che forse è di un altro campionato che non tratteremo, noi vinciamo il mondiale del 2006 contro tutti e contro tutti. Perché se l'82 noi abbiamo fatto una mezza impresa con dei grandi giocatori, perché avevamo dei grandi giocatori, perché i Tardelli, gli Antonioni, gli stessi Bergamo, Scirea, Zoff, Conti, ne lascio tantissimi, e nel 2006 noi andiamo a giocare i mondiali con la Juventus in galera, Lippi quasi in galera. Ricordiamo che nel 2006 è l'unico mondiale dove il presidente della FIFA non va in campo e non premia la squadra vincitrice. Non è mai successo, perché noi abbiamo vinto con grande fortuna, per carità, abbiamo vinto sfruttando certi tipi di situazioni, perché poi per vincere un mondiale certo ci vuole la squadra, perché se ci vai con 11 che non sono buoni il mondiale non lo vincerà mai. Però poi sono veramente dei dettagli, delle sfumature, quando arrivi che rimangono quattro squadre, a quel punto chiaramente sono tutte forti, è un discorso. Però nel 2006, ripeto, io sono andato forse troppo avanti, facevo soltanto per fare un paragone, noi nel 2006 facciamo un'impresa che secondo me è più irripetibile dell'82, perché nell'82 al limite avevamo questo tipo di squadra, nel 2006 noi andiamo addirittura sbeffeggiati. Cioè, perché noi arriviamo con il calcio scommessa, arriviamo con tantissimi giocatori della Juventus che hanno... No, Piero, sì, ma cioè, consentimi, io ecco, guardo più il lato, chiaramente
Filippo ha fatto questo collegamento, perché chiaramente abbiamo visto l'82 e il 2006. Quello che dici te lo quoto, intendiamoci, questa fu una vittoria di piazza forse anche più dell'82 in termini numerici, perché quella goleardata al Circo Massimo nell'82 non ci fu. Se ben vi ricordate, l'82 viene ricordato come Pertini che con l'aeroplano porta e giocano il famoso scopone fra lui, Zoff, Causio e Bearzot. Poi certo che ci sono i festeggiamenti. Nel 2006 vengono a Circo Massimo con questo autobus decappottato che ora lo usano persino, cioè, quelli di Tonga quando vincono. A me sembra molto teleguidata consentitemi questo, guarda, io proprio lì volevo arrivare, l'ho trovato un pochettino meno spontaneità, più cafone, sì, purtroppo sì. Sì, però questa è un'opinione personale. Sì, anch'io la valenza sportiva ha ragione Piero, sì, però ma oltre che la valenza sportiva, secondo me c'è proprio anche una valenza sociale, cioè nel senso, l'italiano che si sente sempre defraudato quando va all'estero, specialmente in Germania, cioè lo vediamo anche ai giorni d'oggi, qual è la considerazione che i tedeschi hanno degli italiani, ma a tutti i livelli, non solo il calcio, poi al limite è l'ultima cosa. Daschettino in giù. Il calcio è l'ultima cosa. Noi ci mettiamo tutta la buona volontà. Noi ci mettiamo tutta la buona volontà, però cioè, poi alla fine cioè, noi quando abbiamo la possibilità di infierire sugli altri, forse noi siamo anche più naif, non lo facciamo. Magari non siamo più buoni, siamo più naif, non ce ne frega niente. Mentre gli altri quando hanno la possibilità di infierire sugli italiani. Sono meno pigri, diciamo. Partendo anche da degli avamposti che non sono soltanto calcistici sportivi, lo fanno e lo fanno con, così, con grande soddisfazione. Quindi quel 2006 che ripeto, io avessi avuto l'ultimo centesimo non l'avrei giocato, secondo me ci sbattono fuori al primo turno, un po' perché la squadra era quella che era, forse era anche demotivata, aveva tanti pensieri per la testa, ammesso che questi giocatori abbiano dei pensieri per la testa, ma soprattutto ero d'accordo e ero convinto che nessuno ci avrebbe dato uno spillo in regalo per fare più di quello che potevamo fare. E abbiamo vinto contro delle grandi formazioni, secondo me. Poi è chiaro che mi dici la finale con la Francia meritava più di noi. Se Zidane non gli parte il cervello a carte 48, molto probabilmente quella finale la perdiamo. Ma questo non ci fa questo niente. Piero, consentimi, questo è un rilievo tecnico che ti passo, per l'amor di Dio. Io mi ritrovo molto in quello che scrisse forse Umberto Veronesi o qualcuno del genere, anche lui legato molto al teatro, di conseguenza con una sensibilità diversa. Poi c'è anche una faccenda che nell'82 c'era molta meno gente che scriveva e che parlava ed era molto più brava. Nel 2006 c'è tanta gente che scriveva e che parlava, di cui qualcuno poteva fare anche se le telecronache di Caressa. Nell'82, parliamoci chiaro, si vedeva una partita di calcio ogni quanto. Dagli anni, fine anni 90 in poi, cioè si trova a malapena un'oretta al giorno che non puoi vedere il calcio. Ah, quello sicuramente, però ecco, io Umberto Veronesi scrisse da qualche parte, il simbolo dell'Italia dell'82 è stato Scirea, il simbolo del Mondiale del 2006 è stato Materazzi, fatto salvo il quoziente tecnico, io ti parlo da un punto di vista emozionale, ora scusatemi se la porto un attimino su questo settore, e detto questo ti dico che Materazzi quell'estate io l'ho adorato come tutti gli italiani, però consentitemi dei distinguo sotto certi punti di vista tra quello che è il valore di una vittoria e quello che è il valore di un altro. Quando ti parli a chi poi questa cosa l'ha descritta, io le telecronache di Caressa che Piero qui Piano non piace, però io me le metto tutte in una teca, perché soprattutto quelle con un coinvolgimento emotivo, Italia-Germania, Italia-Francia in finale, hanno un qualcosa che rasenta la poesia. Io lo trovo sicuramente studiato ma molto centrato. Nell'82 io ricordo di aver comprato Il Giorno, perché allora Gianni Brea scriveva Il Giorno e il giorno dopo Italia-Brasile, avevo 16 anni ma già avevo questo genere di paturni, e lui chiude il pezzo dicendo: e allora, piccola smandrippata Italia, sorridi, sei campione del mondo.